Ben ritrovati, nuova puntata di Mondo Puzza sul Tupontino, il sottoscritto insieme a Carmine Napolitano, che parleremo appunto del Futsal del Basso Lazio dalla Serie B fino alla D provinciale. Una buona serata anche da parte mia. Cominciamo subito con il campionato nazionale di Serie B che vede impegnato il Fondi Calcio a 5. In questa settimana la squadra di mister Paolo De Simoni si è dovuta arrendere alla superiorità della seconda della classe, ovvero la Real Torgianese, che ha rifilato ben 14 reti ai rossoblù, solo 6 invece le reti segnate dalla squadra fondana. Messi a segno grazie alle doppiette di Simone Olleia e Antonio Lauretti, le altre reti per i fondani realizzate da Matteo Di Martino e Massimiliano Triolo su calcio di rigore. Da segnalare per la Real Torgianese i due poker di Sarli e Schurz, quindi due giocatori che hanno realizzato 4 gol sui 14 totali. Quindi una grande vittoria della Real Torgianese che si porta, come possiamo vedere dalla classifica, al secondo posto con 19 punti. Comanda sempre il Prato Rinaldo con 20 punti. Terzo posto per la Futsal Isola a 17. La squadra fondana invece è situata al decimo posto, terz'ultima in classifica con 3 punti, a pari merito con la sarda ATS. Altro risultato a sorpresa da segnalare: il pareggio, primo punto stagionale per la Futsal Ossi, che pareggia in casa dello Sporting Lodigiani, che rimane così fermo a 11 punti. È un po' la squadra così delusa di questa stagione, che non sta andando molto bene. Proprio la squadra romana tenterà di rifarsi nel prossimo turno. Casalingo, che vedrà la squadra fondana opposta all'Acquedotto, formazione di metà classifica. Ci auguriamo che i rossoblù potranno trovare così la loro seconda vittoria stagionale. Si tratterebbe della prima sul proprio campo. Continuiamo la nostra rassegna con il campionato regionale di Serie C1, massima categoria, ricordiamolo, a livello regionale, che vede impegnata un'altra squadra fondana. Parliamo in questo caso della Gymnastic Studio Fondi, che ha colto un risultato forse insperato alla vigilia, ma sicuramente prestigioso e molto importante, come il pareggio contro la Lazio Calcetto, sfiorando addirittura la vittoria nel finale, negata solo da qualche legno sfortunato. Con questo pareggio la Gymnastic Studio rimane in zona playoff, staccata di un solo punto dal quarto posto, come possiamo vedere dalla grafica. Settimo posto in realtà fittizio, perché diciamo la Gymnastic è praticamente attaccata al trenino delle quarte classificate, distanziata di un solo punto. Nell'altro match di cartello, quello tra Circolo Tennis Euro e Mirafin, che doveva servire per decidere l'antagonista della Lazio Calcetto, c'è da registrare un altro pareggio. Anche in questo caso la squadra di casa, in questo caso il Circolo Tennis Euro, ha impattato con la Mirafin, punteggio di 3-3. Quindi Circolo Tennis Euro che rimane a due lunghezze dalla Lazio Calcetto, così come la Mirafin che resta a tre lunghezze dalla capolista. Per tornare invece alla squadra fondana, la Gymnastic Studio Fondi nel prossimo turno affronterà l'Atletico Civitavecchia, una trasferta facile solo sulla carta perché i romani sono alla ricerca di punti salvezza visto che veleggiano nella zona playout. Bene, torniamo in studio per parlare di Serie C2, Girone C, dove ci sono appunto presenti le nostre formazioni del Sud Pontino, formazioni che hanno su tre squadre, due hanno fatto risultato pieno e una è andata male. Infatti Città di Mentone è stata battuta per 6-3 dall'Anzio Lavini, quindi sicuramente insomma un match che forse il tecnico Giampiero De Clementi si aspettava in modo diverso, ma tant'è che c'è stata anche questa sconfitta. Buona la vittoria da parte del Terracina che espugna il Pontina Puzza, ma era probabilmente prevedibile questa cosa, visto che la squadra del Pontina Puzza non sta andando benissimo, infatti è penultima in classifica. Bella la vittoria del Mentuno, sicuramente meritata, contro la prima della classe, quindi sicuramente un grande momento per il Mentuno di Andrea Cardillo, che in questo caso accorcia le distanze dal Real Casale Fontana, dovrà anche recuperare la gara con Velletri e quindi potrebbe addirittura portarsi a 2 punti dalla prima della classifica, appunto Real Casale Fontana, battuta appunto al Palasport di Scauri. Questo è il quadro della classifica: Real Casale Fontana 27, Mentuno con una gara in meno 22, a seguire Città di Mentuno 18, Terracina 17 e poi l'ultima classifica qui che troviamo è Vico Cisterna 94 con 5 punti. Prossimo turno
per quello che ci interessa, Terracina giocherà in casa contro il Mentuno, quindi il derby del Basso Lazio, e poi Città di Mentuno che giocherà contro il Connect Calcio 5, partite che sicuramente alla portata della formazione di Giampiero De Clemente. Terracina e Mentuno invece ci si aspetta un match sicuramente molto vibrante, vedremo che cosa succederà. Parliamo adesso di Serie C femminile, continuo momento positivo da parte della Vis Fondi che dopo la vittoria appunto in Coppa Lazio è stata battuta sì dalla formazione del Football Club, ma è stata battuta per 3-2 fino alla fine a 10 minuti dall'incontro. La squadra fondana era in gara, stava pareggiando 2-2, poi è arrivato il gol sul finale da parte di questa formazione molto esperta della Football Club, che è secondo in classifica, quindi sicuramente insomma è stata meritata questa nuova prestazione positiva da parte della Fondi, che porterà appunto nelle prossime giornate punti importanti, visto che sono ancora due le gare da recuperare, e poi c'è appunto il ritorno, il return match di Coppa Lazio appunto a Fondi il prossimo 10 di dicembre. Prossimo turno in campionato, vediamo un attimo, la Vis Fondi sarà fuori casa contro Lazio Calcetto, e anche in questo caso mi sembra che le possibilità di portare a casa tre punti sono tante, quindi vediamo insomma che cosa saprà fare questa formazione di mister Ciro Iorio. È arrivato il momento della Serie D maschile, parliamo ovviamente del girone B, che è quello che vede impegnate 14 squadre del Sud Pontino. La Vis Fondi sembra non conoscere ostacoli, la squadra di mister Fabio Padula, unica imbattuta del campionato, esce dal big match di Minturno contro l'Olympus con il risultato di 0-2, una vittoria molto importante grazie alle reti di Passandante e Paparello, che consente ai biancorossi di collocarsi sempre più saldamente in testa alla classifica, con un punto di vantaggio sui cugini dell'Old Ranch 97 Fondi, ma con una gara in meno. Infatti ricordiamo che la Vis Fondi deve recuperare ancora la gara casalinga contro lo Sporting Terracina ed ha dunque la possibilità di portarsi a più 4 sui cugini. Al terzo posto saldamente l'Atletico Gaeta, che rifila ben 18 reti al malcapitato Formia 1905 e quindi resta al terzo posto della graduatoria. Si contende la piazza con l'Atletico Maranola, che però ha una gara in più dei cugini gaetani. Anche l'Atletico Maranola ha vinto la propria gara con un risultato molto ma molto importante, ben 10-4 contro il Ventotene. In chiave playoff c'è da segnalare la vittoria dello Sporting Terracina, che batte sul proprio parquet al Palacarucci di Terracina 12-6 il DLF Formia, quindi un'altra vittoria tra le mura amiche per la squadra terracinese. La Virtus Fondi Calcio a 5 impatta in casa 4-4 contro il Palamagnoli Itri, un pareggio quindi con qualche rete. E dunque nel prossimo turno c'è la possibilità per la Vis Fondi sul proprio campo di continuare nella propria striscia di vittorie. La squadra fondana affronterà il Palamagnoli Itri 89, l'Old Ranch invece se la vedrà nel big match contro l'Atletico Gaeta, nella quale probabilmente si deciderà la vera antagonista della Vis Fondi, quantomeno per questo girone di andata. Spazio alla Serie D femminile, anche in questo caso dopo il rinvio della partita della precedente partita, l'Atletico Gaeta è sceso in campo ma è stato battuto per 2-0 dall'Atletico Cisterna. Ci poteva stare un altro risultato se la squadra gaetana si sarebbe allenata alla perfezione, in questo caso con i problemi legati alla struttura del country club, la formazione ovviamente del tecnico Fernando Riesco non si è allenata assiduamente, e quindi forse questo è dovuto al fatto che non è riuscito a portare un risultato utile positivo da Cisterna. Le altre formazioni di nostro interesse: Ginnastica Studio Fondi batte per 2-1 il San Giovanni Spigna nel derby appunto del campionato di Serie D femminile, ottima prova anche in questo caso della formazione fondana, e 4-1 risultato finale per il Forum 1905 in trasferta contro il Cervale, quindi dimostrazione di una certa forza e qualità di questa squadra formiana. La classifica rimane fra Liri e Formia 24 punti, a seguire Torrice e Rocca d'Arci con 15 insieme a Rocca Massima, mentre le formazioni dell'Atletico Gaeta 6 punti e la Ginnastica Studio Fondi 6 punti, stessa cosa del San Giovanni Spigno, quindi in questo caso sicuramente è stata una buona giornata. Prossimo turno
turno, vediamo appunto il Forum 1905 che giocherà fuori casa contro il Lidi Calcio 5. In questo caso si deciderà la squadra che resterà sola in classifica, a meno che non finirà in parità. La Ginnastica Studio Fonte andrà fuori casa contro il Broccostella, il San Giovanni Spigno giocherà in casa contro il Giulianello, quindi sicuramente insomma un momento positivo. L'Atletico Gaeta giocherà la sua gara in casa contro il Priverno Lepini. Mi sembra che il quadro per la Serie D è questo. Con la panoramica sulla Serie D maschile e femminile si è conclusa anche questa puntata di Mondo Futsal Sud Pontino. L'appuntamento con Felice Pantanella. Buonasera. E per la prossima settimana speriamo di aver dato un servizio completo per quanto riguarda tutte le formazioni del Basso Lazio. L'appuntamento è a lunedì prossimo.